Ok, ora che ho recuperato tutti i cristalli e ho fatto un bel po' di soldi, possiamo pensare finalmente alle gare. Abbiamo, tra l'altro, ecco, questa è un'altra di quelle cose che da bambino non mi interessavano perché appunto puntavo tutto sulle gare e poco altro, ma giri veloci, il corri e spara, tuono rombante e apocalisse. Apocalisse credo di averlo fatto in realtà. Ma a me importava solo delle gare, cioè, perché è la cosa più importante, il gioco ti punta tutto su quello, cioè, nel senso, ti dice, tu c'hai tutte le cose da fare, tra cui anche quest'altra serie di cose, perfetto. Però la cosa più importante sono le gare e quelle acrobatiche. E penso che noi faremo esattamente questo. Nel senso, io punto tutto sulle gare e appunto sui percorsi acrobatici. Se c'ho tempo, se riusciamo a incastrarci, ci buttiamo dentro anche le altre modalità. Ma prima di tutto puntiamo tutto sulle gare. Dobbiamo arrivare primo per arrivare a 500 monete e 2 cristalli. Io mi butterei già sul difficile, ma vorrei prima farlo magari normale, giusto per un attimo riprendere a memoria i comandi. E abbiamo come personaggi Crash, Cortex, Pasadina, Crunch e Von Klutch. E come mi ricordavo, in realtà tutte le auto hanno le stesse armi in base al pilota. In questo caso Crunch ha sempre il minigun, che era una delle mie armi preferite, insieme all'arma di engine, che in questo momento ovviamente non possiamo toccare. Vediamo le auto che abbiamo a disposizione. Abbiamo la macchina di Crash, la macchina di Cortex che è un go-kart, la macchina di Pasadina, la macchina di Crunch e la macchina di Von Klutch. Andiamo con Crunch. Fa sempre ridere sta roba. La Tiki Turbo. Ah, aspetta, dobbiamo fare una cosa. Una cosa che mi sono dimenticato, che è proprio in questo ora percorso. Ora fai attenzione, premi il tasto X per accelerare, premi il tasto quadrato per frenare e mettere la retromarcia. Ok. Quando manovri il tuo veicolo, usa la levetta analogica sinistra o il... Io già stavo per accelerare con R1 o R2 in realtà. Sentirai che bella manovrabilità. Allora, con chi ci fondiamo? Sì, lo so, ma non è il momento di unirmi a qualcuno. Possono unirsi durante una gara. Ok, perfetto. Volevo proprio prendere engine perché... Ora sì che mi diverto. Non riesco a prenderlo. Sì, lo sto già facendo. Come si cambia? Ok. Sinistra per puntare e il tasto X per sparare. Niente male, no? Ecco, fatto. Puoi guidare? Sì, lo so, grazie. È quello che ho appena fatto, tra l'altro. Scambio. Premi il tasto R1 per scambiare di posto il pilota e il tiratore. È la vostra. Vai. Cambiare le armi col quadrato, perfetto. Se vuoi sparare da un'arma a torretta diversa, premi il tasto quadrato per cambiare. Ah, yes, quadrupla uccisione, mamma mia. Grande engine. Amico pilota, lascia che ti illustri. Per una super scivolata. Puoi usarla per sterzare meglio quando ci sono curve. Minchia, che colpo. Ci penso io, vai! Addio, idiota! Addio, idiota! Siamo primi e siamo già al secondo giro. Raccogli i potenziamenti... come si cambiava la la visuale? Ti è piaciuto, idiota? Dovrebbero ritirarti la patente! Scusa, eri sulla mia strada. Ecco fatto! Dopo aver raccolto un'arma un po'... Sì, lo so, lo sto già facendo, è tutta la gara che lo stiamo facendo. Ora prova a giocare. Ora prova a giocare, grazie. Vai, cambio. Perfetto. Chi ha sparato la gallina, scusami? Oh cavolo, siamo senza munizioni. Perfetto. Vieni qui, Crash. Perfetto, distrutto, aspetta.
No! Ok. Abbiamo finito le munizioni. È il momento migliore per unirsi quando sei in prima posizione, perché così non ti superano gli altri. Dai. Ok. Ok, dai che ce l'abbiamo fatta. Tutto per crunch. E qua mi divido. E vai, ancora oro per il crunch. E vai. E ovviamente non dividiamo la vittoria con nessuno. 10K. Pensavo molti peggio. Cioè, pensavo molti di meno in realtà. Beh, dai, non è andata male. Ah, aspetta un secondo. Fra le varie casse che sono riapparse, non avevo preso questa qua sopra. Fermi tutti. Ecco, fatto. Eccoci qua, grazie. Che vabbè, saranno anche due monetine delle balle, per carità, però... perché devo buttarle via. Tra l'altro mi sono dimenticato un secondo, ecco fatto, di riattivare un percorso, o meglio di attivare uno shortcut. Tanto da questa parte, tra l'altro, sto andando dalla parte sbagliata. Che poi di tutto il gioco in realtà io non ho mai capito perché ci sia il pinguino. Cioè, perché fra i nemici ci siano sti pinguini ninja. Non ci ho mai pensato da bambino, ma ora me lo chiedo in tutto il parco, perché ci sono dei pinguini? Comunque, vuoi spendere 1000 monete? Vai! Ora sì che ragioniamo! Finalmente posso comprarmi dei vestiti decenti e non dovrò più starmene qui come un fesso! C'hai ragione, hai comprato un cristallo. E ora, questa se non sbaglio in realtà non era acrobatica, ma è quella di sparo. Corsa nella... esatto, è l'arena di guerra questa. Facciamo sempre normale, facciamo normale la velocità. E a questo giro io punterei più a gente come Von Klutsch che ha il coso esplosivo. Però è sempre meglio puntare su Crunch. È quello che so usare meglio alla fine. Il minigun è un'ottima arma. Se riesci sempre a fondere Crunch con qualcuno tipo Engine o Von Klutsch, diciamo che sei molto più avvantaggiato. Chi è che siamo? No, Engine insieme a Von Klutsch. Io con chi sono? Coco e Nina e io? Oh, che pilota fortunato. Con Crash. Oh. Benvenuto alla più antica di tutte le gare di distruzione, l'arena di guerra. Guida o spara per vincere monete Wumpa? Non fatevi male, ragazzi. Non fatevi male. Ah, è vero. In questa modalità... Aspetta, aspetta, non vedo. Perfetto. Crash? Porca di quella puttana. Oh, idiota. Perfetto. L'opzione migliore che abbiamo è cercare sempre di prendere, esatto, il missile. Guarda questo tesorino. Perfetto, bravo Crash. Bravissimo. Allora, solitamente sarei io quello che guida, cioè quello che spara. Ma Crash non stava giocando malissimo. Meglio continuare a puntare su di lui. Cioè che continua a sparare. Perfetto. Sì, ma non sparare a caso, Crash. Per favore. No, come li ho mancati? Prendi il missile. C'è trippa per gli idioti. È mio. Perfetto, anche con il NOS li schiacciamo i nemici. Bravo.
Bravo, cacchio. Ottimo combattimento, Crash. Mi ero dimenticato che nell'arena in realtà, cioè, non spari in modo normale. Spari solo con il lanciatore Wumpa. Ecco fatto. Comunque Cortex vestito da ninja sta proprio bene, dai. Allora, ecco fatto. Quello che mi ero dimenticato la volta scorsa si trova proprio... Ed ecco che ci mangia di nuovo gli squali. Aiuto! Bro. Colpito in pieno. Comunque, dicevo, la zona che mi sono dimenticato la volta scorsa si trova proprio qui. Però non è accessibile al momento. Forse devo... Aspetta, schiacciare il bottone. Dai, non mi interessa il filmato. No, non era questo il bottone allora. Dritto là dove non batte. 2000 monete per l'abito di Nega Crash. Bene, questo sì. Che bello sto vestito. Sarà d'incanto, caro ragazzo. E non divertirti troppo a indossarlo. Addio. Va bene, ti ringrazio. Madonna mia, aspetta, fammelo vedere da... Bello, va che bello il modello. Comunque non mi ricordo come si apre. Forse, dico forse, dobbiamo, aspetta. Esatto, dovevamo aprire prima il passaggio. Che l'altra volta io ho dimenticato totalmente, perché sono andato dritto, perché mi stava finendo il power up. Però se noi distruggiamo questo ora... Ci sono delle casse qui, no? E attiviamo il cannone. Si attiva questa cutscene. Puff! E oltre alla cutscene si sblocca uno shortcut. Incredibile. Corsa sottomarina, scorciatoia segreta. Grazie. Andiamo all'ultima corsa. Anche se in realtà mi manca Pirati del carburatore. Dove cavolo era l'entrata, scusami? Dove l'ho missata? Ah già, che scemo, era proprio qua. Entriamo nella seconda corsa. I Pirati del carburatore. Pirati del carburatore. Che poi le piste di questo gioco erano fatte veramente bene. Proprio belle, erano veramente belle. Secondo me certe piste rivaleggiavano tranquillamente con alcune piste di Mario Kart, ma proprio in modo facile. Dove pensi di andare? E siamo alla terza posizione. Ok. Allora, il fatto che mi sia flippato non è stato per nulla voluto. Quello che ti piace. Ok, ho sbagliato in realtà. Alto, bello e forte. Uniamoci a Cortex ora. Oh, scusa, eri sulla mia strada. Perfetto. Cambiamo arma. Presa in pieno. Preso. Bello. E abbiamo ottenuto la mucca. Che dolore. Mamma mia, donna mia, che strage che abbiamo combinato. E tra l'altro sicuro adesso ci becca qualcuno. Oh, Cortex sta guidando in maniera incredibile. Dai, nessuno cerca di arrivare a noi?
Mi sa... esatto, l'ho sprecatissima questa. E invece col cavolo che l'ho sprecata. Cavoli. Allora. E vai, fuoco in faccia. Giro finale. Ottimo. Bello. Grande. Mi dispiace Cortex, devo un attimo separarmi da te. È stata una pessima idea. Cosa è successo? Perché avevo la macchina flippata? No dai, ero in prima posizione fino a poco fa. Devo recuperare tutte le posizioni. Dio mio, ero in prima posizione. Ero in prima posizione, cazzo. Ok, dai, qualcuno l'ho preso. Vieni qui. Va bene, di nuovo con Cortex, guarda. Pur di vincere va benissimo. Sono così bello. Dio mio, che rischio che abbiamo fatto. Mi dispiace per Cortex, è stata una canagliatissima. Ma guarda, non condivido con nessuno le mie vincite, mi dispiace. Vinco per conto mio io. Nonostante nel momento in cui ci siamo divisi ho perso 4 posizioni. Ecco fatto, seconda gara andata e siamo... Aia. Dicevo, siamo a... Ecco fatto. Quasi 3000 monete e un sacco di cristalli. Per sbloccare la pedana, cos'è che mi serviva? 8 cristalli, non ci penso neanche, non per il momento perlomeno. Prima facciamo l'ultima gara. La corsa sottomarina. Ho fame. La corsa sottomarina. Sotto quelle sue gambe lunghissime. Tra l'altro, la prima parte, lo start, è sempre meglio evitare di fonderti, non per altro, ma perché bene o male quelli che rimangono indietro ci rimangono. Mi sto afflosciando. Ottimo, grazie Engine. Beh, allora se preferisci lasciare Engine me lo prendo io. Vieni qua, Engie. Allora, non so che fine abbia fatto Engine e si è appena rifuso con Pasadina, lo stronzo. E questo, esatto, era la scorciatoia. Vieni qua, Cortex, che io e te ce la intendiamo, figa. Allora, non c'è nessuno dietro di noi. Aspettiamo di partire. Esatto, alla velocità della luce. Esplodi Crash, mi dispiace. Ecco fatto. Ma in prima posizione ci vado io. Qualcuno l'abbiamo colpito? Dai, abbiamo colpito 2 volte Crash. Non è neanche male. Qualcuno lo colpiremo. Ho fatto arrosto quella testa di legno. Ok. No, ho sbagliato. Perché sbaglio e continuo a defondermi? Cortex? Che cazzo? Ecco, esatto, torniamo insieme. Ho sbagliato a lasciarti, perdonami. Ecco, fatto. No, non abbiamo nessuno dietro, davvero? Ecco, questo l'ho sprecato. L'ho sprecato, ma perché la visuale si è sminchiata nel momento in cui ho lanciato.
Oh, siamo al giro finale. Nessuno ci sta cercando di prendere. Che dire? Facciamo cambio? Non sparare per niente. Ci penso io ora qui. Prendiamo anche la scorciatoia, così andiamo più veloce. E a voi niente, cretini. Tu tienili d'occhio, mi raccomando. Di nuovo il pollo, e che cazzo. L'avevo scartato apposta perché ne avevo preso un altro. Ecco fatto. Ora posso fare qualche bel danno. Ecco qua. Vai, 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 vai. Dobbiamo sbrigarci perché non voglio farmi prendere all'ultimo. Tra l'altro, vabbè, sarà anche una canagliata defondersi quando sei al traguardo. Però, ehi, la vincita è mia. Tra l'altro qua mi sa che conta insieme. Esatto. Non importa, non importa. Cioè, o meglio, importa perché comunque condividi il premio. Però, vabbè, per una volta. E con questo, tutte e tre le piste andate, siamo a 3666. Andiamo a comprare il prossimo cristallone. Vieni qui. Ecco qua, grazie dei dindini. Che tra l'altro io da bambino, non facendo mai la prova della gallina e di conseguenza non facendo mai respawnare le scatole, il mio grande modo di sostentarmi era uccidere i pinguini e fare tutte le gare. Sostanzialmente farmavo con quello. Vuoi usare 8 cristalli? Sono tanti, però dobbiamo. Pedana di salto sbloccata. E lì c'è un frappe bumpa. Porta la gemma di Happy Faster nel prossimo livello intermedio. Le monete e i frappessi sono azzerati. Sono state azzerate, ottimo. Bene, ora che ho recuperato tutte le monete che c'erano in giro nuovamente, possiamo tornare indietro.